Benvenuti nella Regione Umbria. Ci troviamo presso gli impianti sportivi di Colle Strada per il campionato italiano a squadre Lancio del Ruzzolone, organizzato dalla Società Sportiva Bosco, patrocinato dal CONI e dalla FIDEST. 96 squadre composte da 5 atleti provenienti da tutta Italia. Atleti dai 15 anni di età agli over 80. Grazie alla presenza del sindaco Andrea Romizzi, che ha aperto la giornata di campionato con il taglio del nastro. Amici carissimi dell'Umbria Verre di Giada, salve a tutti. Mi trovo presso i campi di Ruzzolone a Colle Strada, qua a Perugia, grazie alla Società Sportiva Bosco che ha organizzato questo campionato italiano a squadre Lancio del Ruzzolone. In mia compagnia ho il presidente regionale del CONI, Domenico Ignozza. Presidente, quanto è importante lo sport nella nostra regione Umbria e soprattutto valorizzare questi sport tradizionali? Lo sport nella regione Umbria credo che sia oggi tra i primi in Italia. Siamo tra i primi in Italia per quanto riguarda i risultati dei nostri atleti in tante discipline, lo siamo come organizzazione di grandi eventi, lo siamo come dirigenti. Questa è una regione dove lo sport si respira a 360 gradi e tutti i giorni. Oggi questa manifestazione meravigliosa giunge a dare un tocco, se vogliamo, di cultura, di qualcosa che ci appartiene, di riscoperta delle nostre radici attraverso lo sport. Farlo a Perugia e farlo in Umbria credo che sia qualcosa di importante per quanto noi teniamo alle tradizioni, per quanto noi teniamo alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, che ha sede a Perugia, e questo mi piace sottolinearlo. Mi piace sottolineare come una società tipo quella Bosco, che da anni porta avanti questa tradizione, possa oggi godere anche di quella che è un sistema organizzativo messo a punto e fatto da dirigenti capaci e appassionati. Tantissima gente, i campi pieni, dialetti da ogni parte d'Italia, questo è lo sport bello, ma queste sono le tradizioni che si rinnovano attraverso lo sport. Benissimo, ringraziamo il presidente regionale del CONI, Domenico Ignozza, è sempre un piacere averla con noi. Grazie Giada. We'll be right back.
In mia compagnia ho il presidente della società sportiva Bosco, la società che ha organizzato questo campionato italiano a squadre Lancio del Ruzzolone, Domenico Brugnoni. Presidente, due giornate veramente importanti, quanto lavoro c'è stato per arrivare a questi giorni? Tanto buongiorno a tutti, benvenuti. Beh, come sempre c'è stato tantissimo lavoro, anche perché questo è un impianto che è un po' lontano, fa un po' da baricentro sulla provincia di Perugia, ma non c'è una società che abita proprio qui sul posto. Però siamo veramente soddisfatti, intanto delle presenze e poi il coronamento di tanto lavoro che vediamo sta funzionando. Chiaramente tutto è iniziato da due giorni fa, sono cominciati a venire gli ospiti da fuori provincia. Ieri sera abbiamo fatto una bella iniziativa coinvolgendo anche altre istituzioni, anche le scuole, e stamattina facciamo la parte quella sportiva. Buona permanenza a tutti e siamo sicuri che sarà una bella giornata. Presidente, quanta emozione c'è fare il campionato italiano a squadre del Lancio del Ruzzolone presso gli impianti sportivi di Collestrada, qui a Perugia, giocando in casa? Beh, una bella emozione soprattutto perché il gioco a squadre è iniziato circa 30 anni fa da un'idea della società sportiva Bosco, e per cui avrete modo anche di apprezzare che è stato costruito una pubblicazione, un libro che andrà in libreria proprio su un po' la storia dell'eruzione sulla provincia di Perugia, ma imperniato su questo evento che è organizzare dopo tanto tempo qui il campionato italiano a squadre, che è un'idea che è partita da qui. Benissimo, quindi ringraziamo il presidente della società sportiva Bosco, Domenico Brugnoni. La prima giornata di campionato a squadre Lancio del Ruzzolone si è conclusa. Gli atleti, ben felici della giornata, si accingono al meritato riposo, con in mente già le ipotetiche finali del giorno successivo.